Dunque, il fatto del giorno, salutando gli ospiti, è sicuramente questa missione preannunciata per Lukaku. L'Inter sa e conosce le modalità di questa operazione che tra i 70 e più 75 che 70 milioni. Oggi Ausilio ha lasciato il ritiro in Svizzera dell'Inter e domani ci sarà questo primo contatto che nelle intenzioni di Conte dovrebbe regalare uno dei due attaccanti predestinati per Conte all'Inter, Lukaku o Dzeko, per la famosa tournée in Cina. Ricordiamo che l'Inter partirà la settimana prossima. La particolarità di questa storia è che il Manchester United credo sia uno dei club più importanti al mondo come rigidità e pretese quando deve cedere. Quindi l'Inter sa di dover andare con argomenti convincenti e possibilmente non dilazionati. L'Inter sa di aver avuto un aiuto indiretto dall'operazione Barella, dove non pagherà completamente adesso i 40 milioni più bonus, ma saranno 10 milioni, quindi farà uno sforzo assoluto. In questo discorso Perisic è fuori dal mercato, in questo discorso non sono previste emissioni domani per un altro centrocampista, in questo discorso va aggiunto anche il particolare Miranda che in uscita, un altro anno di contratto, andrà via, il Monaco forse un po' più del Marsiglia che si sente legittimamente in corsa. Santis, abbiamo detto un po' di numeri, affiancando la valzer degli attaccanti, Alfredo Pedulaci ha parlato di Lukaku, domani missione già partita oggi, incontro per convincere ovviamente gli inglesi al trasferimento di Lukaku all'Inter, ci sarà Piero Ausilio, però non c'è solo Lukaku, c'è Dzeko ad un'offerta vantaggiosa, ma Inter e Roma si sono un po' scontrate, eccola qui la nostra regia come sempre puntualissima fino ad arrivare poi a Icardi, Higuain e Rodrigo, però ci sono delle valutazioni, forse Icardi rischia di perdere ancora di più valore se continuiamo così, Higuain 35, vedremo, Rodrigo poi siamo sui 50. Assolutamente sì, io credo che Dzeko alla fine andrà all'Inter perché è forte di un anno di contratto, si è promesso all'Inter e non ha più voglia di stare alla Roma. Credo che poi bisogna fare grande attenzione al possibile scambio Dybala-Icardi perché ne gioverebbe a tutti, perché Dybala sarebbe un giocatore che all'Inter manca in questo momento, in grado di dare fantasia, estro, di girare intorno alla prima punta. Icardi potrebbe recitare comunque un ruolo per dare un po' di fiato anche a Cristiano Ronaldo. Higuain è un grande centravanti? Sì. È adatto per la Roma? Non credo, perché a mio avviso in questo momento la Roma ha bisogno di un centravanti diverso, ha bisogno di, in un progetto nuovo e ambizioso come questo, di andare su un profilo giovane. Provo a dare un nome io fuori da questa lista qua. Attenzione a Maxi Gomez, l'attaccante 96 del Celta, primo cambio di Cavani e Suarez. Sentiremo parlare per diversi anni di questo ragazzo. Sarà Io di volevo aggiungere sicuro una un cosa al prospetto volo. interessante. Alfredo, poi Ceravolo a Torino. Allora, per quanto riguarda Rodrigo, faceva parte del pacchetto nella missione di Giuntoli, è una salita molto ripida, perché ieri abbiamo detto il gradimento totale da parte di Ancelotti al di là di Ames. Noi su Ames dobbiamo dire, rispetto a centinaia di tweet che ci arrivano ogni ora su Ames, che la situazione, come ho cercato di spiegare nel momento social, è abbastanza chiara. Il Napoli è tranquillo fin quando, e non ci sono motivi al momento di pensare all'esatto contrario. Ames manterrà questa preferenza, questa corsia preferenziale che ha dato al Napoli. Perché non si chiude? Perché il Real in questo momento sulla formula vuole aspettare e capire se dovessero arrivare altre proposte più convincenti sul cartellino di Ames. Per Rodrigo, che è un numero uno nella testa di Ancelotti, è stato fatto un tentativo anche concreto, eventualmente mettendo a disposizione delle contropartite tecniche, ma il Valencia, che è un presidente molto potente e molto rigido, non vuole cedere Rodrigo. Quindi è una cosa che al momento teniamo in stand-by con possibilità che del gradimento di Ancelotti abbiamo parlato. Sulla fattibilità dell'operazione, al momento siamo in una fase di ristagnante, non c'è la volontà da parte del Valencia. Su Higuain mi permetto di dire una cosa, che lui forse neanche oggi si aspettava questa grande accoglienza. Perché lui vuole restare alla Juve realisticamente. E tra l'altro il rapporto con Sarri, che nei 5 mesi di Londra non è stato idilliaco, fantastico dal punto di vista tecnico, è un rapporto che si può ricostruire. La Roma ci pensa e ci spera seriamente. Per me il problema è uno, che siccome la Juve deve prendere Icardi, io non so quanto tempo possa trascorrere, non so quanto tempo la Roma possa aspettare Higuain. Non è una roba di domani o dopodomani, credo neanche di fine luglio. Potrebbe essere una storia di agosto. Quindi Petrarca ha detto delle cose sincere. Ma sulla fattibilità in relazione alla tempistica io ho dei dubbi che possa essere una cosa rapida. Quindi si tratta di capire quanto la Roma aspetterà Higuain. Milan e Inter, le milanesi tra stadio e mercato. Ci potrebbe essere qualche sorpresa all'orizzonte, Pedulla da Roma? sulle milanesi? Sì. Anche in Ma uscita, intanto perché ci se sono tanti porti a giocatori in casa uscita tra Inter e Milan. Ma in uscita dobbiamo seguire Nainggolan fino al 31 luglio. Miranda, abbiamo detto, c'è una volata tra Monaco e Marsiglia. Se Joao Mario dovesse arrivare un'offerta per Joao Mario, sicuramente
l'Inter la prenderebbe in considerazione. Il Milan, ripeto, questa storia di Veretout deve finire entro sabato. La Roma sta spingendo da un sacco di tempo, si è mossa per prima, e poi deve esserci anche il sì di Veretout, che a questo punto non potrà aspettare domenica. Il Milan deve essere convincente sull'offerta cash, la Roma ha più fretta. Quindi poi vedremo le uscite sul Milan, del Milan, tra Rodriguez, Chessie, qualche sorpresa ci può essere. Poi io credo che adesso la concentrazione debba essere sulla formalizzazione scontata di Barella, sull'assalto a Lukaku e sul discorso Dzeko, oltre all'uscita di Miranda.